Impatti generali delle infrastrutture. È questo il titolo dell'evento dello scorso 6 maggio organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in collaborazione con Union Trasporti e il Comune di Livorno. Una giornata per fare il punto dell'attuale situazione della Toscana attraverso 4 tavole rotonde tematiche e 30 relatori. Un incontro importantissimo per Livorno, per la Toscana, che vuole riaccendere il dibattito sulle infrastrutture. 4 tavoli tematici, porti, aeroporti, ferrovia e strade. Dobbiamo uscire dall'emergenza sanitaria cercando di guardare al futuro, questo è il nostro obiettivo. La pandemia ha stravolto le nostre vite sia personali che lavorative, oggi c'è una visione nuova data anche dai sindaci, dalla politica e questo è importantissimo, una visione di condivisione. Un momento di analisi e condivisione, parallelo al percorso iniziato circa un anno fa da alcuni sindaci della regione toscana. Può essere collegato il lavoro che abbiamo fatto a partire da quel momento in Piazza del Luogo Pio con i sindaci di Pisa, Lucca e Firenze, però questo è un percorso parallelo, è un'altra cosa, fa parte di una convinzione mia e del Presidente Breda di fare un po' il punto della situazione in una fase delicata, in una fase di snodo, perché noi di infrastrutture sulla costa ne abbiamo sentito parlare anche troppo negli ultimi 30 anni. Ora invece siamo in una situazione che realmente, se tutte le parti in gioco si impegnano in maniera incisiva, siamo veramente di fronte a un momento in cui può cambiare tutto. Ma come viaggiano le merci su queste nostre infrastrutture? Ne ha parlato in particolare Alessandro Panaro di SRM. Questa è una regione in cui, chiariamolo subito, c'è un sistema produttivo che è molto dipendente dal mare. Circa il 30% di tutto l'import ed export che fa questa regione verso il mondo avviene via mare. Quindi vuol dire questo che le imprese manifatturiere non possono fare a meno di importare e di esportare attraverso le navi. Attualmente c'è un porto che viaggia attraverso la ferrovia, perché circa un milione e mezzo di TEU all'anno, i container TEU, viaggiano attraverso la ferrovia dalla Cina verso l'Europa. Ora, questo non è più possibile, perché ovviamente questo treno doveva passare per delle nazioni che sono coinvolte dalla guerra, la stessa Ucraina, no? Questo treno passava in paesi limitrofi. E cosa succederà? Questo porto dalla ferrovia verrà spostato verso il mare, quindi ci sarà un incremento dei traffici in virtù del fatto che via ferro non è più possibile portare merci dal Far East. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il trasporto marittimo, con tutti i problemi che sta avendo, continuerà ad essere un'opportunità e il Mediterraneo continuerà a crescere. Se questi dati non bastassero, la Camera di Commercio ha richiesto a Union Trasporti uno studio per analizzare il danno economico degli ultimi 20 anni dovuto alla mancanza o all'incompletezza di alcune opere strategiche. I dati che ne risultano sono molto interessanti. Union Trasporti, società appunto delle Camere di Commercio, ha elaborato uno studio utilizzando un modello econometrico molto complesso che ha utilizzato tutta una serie di variabili socio-economiche ambientali e si è concentrata in particolare su quattro macro infrastrutture. Il corridoio tirrenico, quindi l'asse la tirrenica autostradale, la S-78, il completamento quindi della Tofano, la DARS in Europa, il porto di Livorno e poi 3 infrastrutture ferroviarie, comunque in generale della Toscana. E devo dire che i risultati sono molto interessanti perché evidenziano come negli ultimi 20 anni c'è, come dire, la mancata infrastrutturazione, quindi realizzazione di queste infrastrutture, ha creato un danno di circa 50 miliardi di euro, vuol dire circa 2 miliardi e mezzo all'anno, che potevano arrivare sul territorio in termini di maggiore occupazione, maggiore competitività delle imprese territoriali, piuttosto che minore incidentalità e tutta una serie di vantaggi. Oltre al cosiddetto costo del non fare, abbiamo calcolato l'impatto economico che la realizzazione di queste infrastrutture, sappiamo bene che la DARS in Europa finalmente è ai blocchi di partenza per essere realizzata. Nei prossimi 25 anni l'insieme di queste infrastrutture porterebbe a un vantaggio economico invece di circa 61 miliardi di euro attualizzati, quindi comunque l'impatto sarebbe superiore, chiaramente è stato calcolato con un coefficiente di attualizzazione. Su tutte, una è, per il presidente Breda, l'opera incompiuta più dannosa per la Toscana,
opera per la quale si batte da tempo. Corridoio Tirrenico. Il Corridoio Tirrenico è la strada che può collegare la costa toscana tutta, è un'infrastruttura ormai fondamentale e non più rimandabile. Presidente della Camera di Commercio che coinvolge le province di Livorno e di Grosseto, Riccardo Breda, è sempre stato persona molto sensibile e attiva sul tema delle infrastrutture. Più volte abbiamo interloquito sui temi che vanno dalla Tirrenica allo sviluppo aeroportuale, a quello marittimo, a quello ferroviario, e quindi ecco che oggi legittimamente la Camera di Commercio organizza un'occasione di confronto, di dialogo su quelle che sono le prospettive infrastrutturali, sicuramente sulla costa, ma in generale in Toscana. E è molto utile perché le infrastrutture sono il fondamento dello sviluppo economico e sociale. E conseguentemente la Regione Toscana ha posto le infrastrutture come tema centrale della propria azione nella ripresa dopo le emergenze, quella sanitaria e quella umanitaria, che hanno condizionato questi primi due anni della legislatura. Ritengo che sotto questo aspetto la Regione sta sviluppando un'impostazione molto chiara. Innanzitutto la possibilità di creare quello che sono relazioni sulla costa che vanno nel senso di realizzare finalmente la Tirrenica nell'obiettivo che ci siamo proposti, ovvero come una strada di grande comunicazione gestita da ANAS piuttosto che dalla società Autostrade, con un'impostazione condivisa che ha trovato già sincronizzazione con l'impostazione parlamentare che ha previsto 200 milioni e contemporaneamente il passaggio di quello che erano i progetti e quindi la possibilità di esercitare la realizzazione delle opere dalla società Autostrade all'ANAS. L'incontro si è chiuso con l'intervento del ministro Enrico Giovannini. Con il nuovo decreto legge approvato al Consiglio dei Ministri abbiamo in tempi record, abbiamo previsto che i porti possano diventare delle comunità energetiche basate su rinnovabili, capaci di non solo fare l'attrezzaggio delle banchine, nel senso del cold ironing, quindi l'elettrificazione, ma vedere, oltre che i centri del Ministero della Difesa, da cui era nata la norma inizialmente, anche i porti, poter condividere energie rinnovabili prodotte magari con impianti eolici sulle dighe foranee o altri strumenti che le autorità vedranno, condividere energie rinnovabili con il territorio, con i retroporti. Un momento di confronto che dovrà essere ripetuto tra 12 mesi per capire cosa abbiamo fatto in questi 12 mesi insieme alla politica, perché la politica ha responsabilità, ma anche noi che abbiamo ruoli da Presidente di Camera di Commercio e da Presidente di Associazioni di Categoria dobbiamo dare il nostro grande contributo. Lo dico con estrema puntualità sin dall'inizio, non ci saranno altre occasioni. A noi, alle nostre città, alla città di Livorno, non ne saranno concesse altre.